Scusa, vi stavo chiedendo proprio, perdonami padre, perché ieri è successa quella cosa che gli si è allagata la casa completamente, tranne la parte del filo scoperto. Ma mia madre, la mia amica, cioè mi hanno spaventato, mi hanno detto, ma tu non sai che cosa hai rischiato? Io non lo sapevo veramente. Io giuro che non sapevo che potevo saltare in aria io e i miei gatti. È stata una cosa che mi ha detto mia mamma e una mia amica. Io ho detto, ma sei stata veramente miracolata perché con un filo scoperto così tu mettevi i piedi, cioè appena toccavi i piedi in casa saltavi in aria e così anche i tuoi gatti. E allora quando poi sono tornata a casa, diciamo che ho chiuso le finestre, insomma ho usato delle accortezze, è come se avessi paura. E poi ho riaperto tutte le finestre e ho chiesto scusami, scusami, perché mi sono fatta prendere dalla paura e ho riaperto tutto. Dopo che gli ho chiesto scusa 7 volte, ha fatto un tuono, una cosa che non ho mai sentito in tutta la mia esistenza, io lo giuro. Mi ha buttato giù tutte le cose che avevo in camera, ma non perché era arrabbiato. Non è perché era arrabbiato, perché per farmi capire, ha sentito 22 anni fa, era venuto da me una notte, mi aveva detto che mi sarebbe cambiata la mia vita, che poi non era un angelo, ma era proprio lui, l'ho saputo negli anni, quando ho cominciato a parlarci di più, non so spiegarti, ad avere più confidenza. Per quanto possa sembrare matta, sto dicendo la verità comunque, sto dicendo la verità. E il bello è che quando è successa questa cosa dell'acqua dappertutto, io avevo detto a Giulia, una mia carissima amica, della Bibbia di Gerusalemme, avevo spiegato gli avevo detto che avevo spiegato l'Apocalisse e quello che non era stato capito della gente che crede pensa di credere in Gesù Cristo, ma non crede nella reincarnazione. E le avevo detto l'altro ieri, cioè mi è testimone la mia amica, Dio mi fulmini perché ha detto, non, uno dei suoi comandamenti è non fare falsa testimonianza. Quando ieri c'era l'acqua dappertutto, tranne che dove c'era il filo scoperto, ho detto alla mia amica Giulia, caspita, se è vero che dovevo essere fulminata, c'era l'acqua dappertutto lì, e non so come, era l'unico punto, che non c'era l'acqua, ma è impossibile questo, perché mi ha allagato tutto, solo quel pezzo era come fosse stato, che ne so, messo sotto una bolla per non essere toccato. Per cui quando sono tornata a casa, siccome le avevo detto che Dio, avevo detto Dio mi fulmina se io ho interpretato male la Bibbia, nel senso dell'Apocalisse, parlando della reincarnazione, è per quello che poi ho chiuso tutto, perché ho detto se l'ho interpretata male. E allora mi è presa la paura tornando a casa perché continuava a piovere e ho chiuso tutto perché avevo paura. E poi ho detto no, e no, si è fatta la sua volontà. Se devo essere fulminata perché ho detto falsa testimonianza, va bene così. E gli ho chiesto scusa e ho aperto tutto. Ed è arrivato questo tuono pazzesco, sembrava un terremoto. In quel momento, ti giuro, gli ho detto, Franca, in quel momento gli ho detto, la tua potenza, cioè tu potresti disintegrare questo pianeta in un attimo, c'è cioè una potenza che è infinita, una cosa, un'esperienza che è stata la più forte da questo punto di vista della mia vita, un conto, senti la sua voce che ti dà delle indicazioni di quella che sarà la tua vita, è un conto, ma caspita, questa potenza, questo fragore, mi ha buttato giù tutto quello che avevo in camera e non era un terremoto, arrivava dall'alto, era lui,
È stata un'esperienza che non mi dimenticherò tutta la vita. Non è tu. Ecco, qui ancora una volta hai avuto ragione. Io non posso commentare perché sono bloccato, ma le leggo le cose. Vedi che avevi ragione tu. Infatti, è piovuto. E qui ancora una volta hai avuto ragione.